così, hanno vissuto con molta ansia i miei cambiamenti e quindi questo ha creato, ci ha un po' allontanati. Ecco, la mia crescita forse era un po' una minaccia per loro, questo un po' ci ha allontanati e mi dispiace perché abbiamo perso una fetta di dialogo. E con i miei figli io penso che forse l'errore che più faccio con loro, pur cercando un dialogo costante, è quello di, così, di preservarli, di stargli un po' troppo sopra, come si suol dire. Forse dovrei lasciare che loro vivessero più tranquillamente la loro vita, magari facendo anche esperienze che possono essere un po' dolorose, un po' problematiche, però forse dovrei un pochino più lasciarli andare. E questo lo sento soprattutto ora che le mie figlie stanno arrivando all'età dell'adolescenza, momento in cui è veramente fisiologico e importante staccarsi da loro. Madornali, io sono un Edipo, io sono un Edipo personificato. Quindi? Mia madre mi ha demolito continuamente e mio padre è un essere irraggiungibile per cui non si potevano fare errori. Beh, me lo trascino e cerco di non farlo sui miei figli e pretendo troppo. La stessa cosa, la stessa identica cosa. E gli dico in maniera troppo rude. Quando sbagliano, in che maniera sbagliano. E non glieli fa, non glielo svelo, invece dovrebbero scoprirselo un po' da soli. Se Un sei così errore che ho consapevole. fatto è stato quello di non dare ascolto. Ho imparato ad ascoltare, dopo che ho ascoltato meglio, mi sono resa conto degli errori e ho potuto recuperare. Questo è stato sicuramente un errore che, in base alle mie convinzioni, non ascoltavo. E invece vale la pena ascoltare ed imparare dai figli. No, sono stati un po' troppo apprensivi, quello sicuramente, sono stati un po' troppo apprensivi perché avevano paura, nonostante fossi il secondo figlio, e nonostante avessero avuto già l'esperienza di mio fratello più grande, eccetera, sono stati apprensivi, mi sono stati tanto dietro e poi hanno scoperto che invece ero affidabile, tutto sommato. Allora, i miei genitori sicuramente sono stati due genitori splendidi, però sicuramente non hanno mai troppo creduto nelle mie idee. Cioè, ogni volta ho dovuto faticare, lottare per convincerli che quello che pensavo era giusto e fargli convincere che quello che dicevo era vero. E questa è stata una mia battaglia per tutta la vita. E invece tu con i tuoi figli? Alla mia figlia i due più grossi errori sono stati, una forse essere figlia unica, quindi quello è stato un errore mio proprio di renderla unica. Secondo forse averla mandata anche a scuola un anno avanti e non avergli impedito di giocare un anno in più all'asilo, elementari, perché alla fine c'è tutto il tempo, tutta la vita per poter diventare grandi. Allora far sbrigare le persone a diventare grandi secondo me è uno sbaglio. Forse hanno sbagliato, forse nel mondo del lavoro a non darmi troppa libertà di decisione a un certo punto della vita. E io con i figli cosa ho sbagliato? Troppa confidenza. I miei genitori hanno commesso l'errore di una educazione troppo rigida, non favorendo assolutamente il dialogo e quindi condizionandomi anche in alcune scelte fondamentali della mia vita. E l'errore che sto facendo io, che faccio con mio figlio, è l'esatto contrario, e cioè quello di essere troppo, forse troppo permissiva, troppo spronarlo troppo a fare un po' come gli pare. Questo probabilmente è l'estremo opposto, che comunque non va bene e sul quale sto cercando di lavorare.